Buonasera a tutti, benvenuti allo Spazio Life. Questa sera parliamo con Marco Verdone, che è veterinario omeopata e nonché autore di un libro molto interessante, appena uscito per le edizioni dell'Altra Economia, che si intitola Ogni specie di libertà, carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona, il sogno di un mondo migliore per tutti i viventi. Allora, questo libro, che include contributi di vari autori, tra cui oltre allo stesso Marco, Luigi Lombardi Vallauri, Valerio Pocar, Paolo De Benedetti e altri, nonché un capitolo, un contributo di un ex detenuto dell'isola di Gorgona, è il risultato della tua esperienza, Marco. Innanzitutto benvenuto e grazie di aver accettato l'intervista. Dicevo, è il risultato Ciao. della tua esperienza, ciao, come Ciao. veterinario omeopata e consulente della casa di reclusione di Gorgona, che oltre a essere l'ultima isola carcere d'Italia, è anche un'isola che contiene all'interno del carcere, se ho ben capito, un allevamento alla conduzione del quale partecipano a vario titolo i detenuti nell'ambito di un progetto di rieducazione. Allora, per esempio, leggo dalla postfazione del tuo libro, riguardo a te: Marco Verdone da sempre sostiene e divulga l'esperienza dell'isola carcere di Gorgona, punto di partenza per una riflessione etica sulla relazione umano-non umano e su un approccio globale alla salute interspecifica. La parte centrale di questo libro contiene una vera e propria carta dei diritti degli animali, che consta di ben 36 articoli, che nelle tue intenzioni vuole essere non un punto di arrivo, e capiremo anche perché non può essere un punto di arrivo, perlomeno in un'ottica antispecista, ma un punto di partenza per una riflessione etica sui nostri rapporti con gli altri animali. Tra l'altro, nel libro tu scrivi anche molte cose che tra l'altro suscitano riflessioni interessanti, tra le quali leggo: la riflessione sulla questione animale può nascere, a ben guardare, proprio nel carcere, luogo deputato istituzionalmente alla privazione temporanea della libertà personale, dove si allevano animali che a loro volta, condizionati dalla volontà umana, svolgono il ruolo non esclusivo di produttore di cibo. Allora, Marco, prima di affrontare il cuore del libro, che è appunto questa carta dei diritti degli animali, ci puoi raccontare brevemente qual è stata la tua esperienza sull'isola carcere di Gorgona e cos'è che ti ha portato negli anni a sentire di voler scrivere un libro come questo? Sì, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ma sì, il libro e la carta è una tappa di un lungo percorso, un percorso che nasce oltre 20 anni fa, quando io ho intercettato l'isola di Gorgona, che è una piccola isola, la più piccola isola del bellissimo arcipelago toscano, che ha sette grandi isole. Gorgona è quella più a nord e quella più piccola, sono appena 2,2 km quadrati. E si trova appunto all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il quale a sua volta è all'interno di questa vasta area marina che è il Santuario dei Cetacei, per cui è veramente in un luogo dal punto di vista naturalistico, ambientale, di straordinaria eccellenza. Il mio percorso inizia su quest'isola, in questo carcere, dove ovviamente di cui non avevo nessuna conoscenza, nessuna esperienza, e quindi in un modo anche un po' avventuroso, inizio questo percorso che mi porta a contatto con delle realtà veramente originali, cioè da una parte il mondo della detenzione e dall'altra parte il mondo di tutte le specie animali domestiche contenute all'interno, allevate all'interno di questa fattoria a sua volta ospitata dentro un carcere, il quale a sua volta è all'interno di questa isola. Per cui una sorta di gioco di scatole cinesi dove io dovevo occuparmi principalmente di garantire lo stato di salute degli animali allevati. Gli animali allevati, dico erano perché ora manca una specie, erano i bovini, le mucche, le pecore, le capre, i maiali, i cavalli, gli asini, galline e conigli. Quando arrivai su quest'isola trovai, diciamo, una situazione di allevamento, diciamo, rurale, però con una limitata libertà di movimento degli animali. Per cui la prima cosa che feci, che iniziai a mettere in moto, fu quello di liberare gli animali, quindi assicurare a questi animali il movimento, che è
la prerogativa fondamentale degli esseri animali. L'animale per definizione deve muoversi e quindi per garantire la salute degli animali dobbiamo metterli in condizioni di muoversi, soprattutto muoversi in un luogo adatto, cioè sulla terra, su un pascolo e in compagnia, perché tutti i nostri animali domestici sono animali sociali. Questo fu il primo atto, chiaramente ve lo riassumo, ci sono voluti degli anni piano piano per liberarli tutti, però ho iniziato da questo. Devo dire anche grazie al sostegno, alla sensibilità del direttore di allora, Carlo Mazzerbo, che poi è diventato uno degli autori di questo libro, infatti firma la prefazione. E stabilimmo che dovevamo fare, visto che non eravamo all'interno di un allevamento convenzionale votato al profitto, ma gli obiettivi, i compiti istituzionali dell'isola e del carcere erano altri. Quindi diciamo che la prima intuizione fu quella di dedicarci alla qualità. Qualità della vita, da cui poi l'idea era che ne derivassero anche qualità dei prodotti. Il passo successivo fu quello che nei primi anni 90, esattamente intorno al 93-94, introdussi la medicina omeopatica per la cura degli animali. La mia formazione era una formazione chiaramente di medicina classica convenzionale, che ovviamente non mi soddisfaceva, non mi convinceva. Iniziai un percorso, di formazione, abbracciando un'altra forma di sistema medico, e appunto la medicina omeopatica fu al mio fianco dall'inizio per la cura degli animali e poi non mi ha più abbandonato, la quale, oltre a introdurre sistema di cura con dei grandissimi vantaggi di tipo clinico, di tipo proprio pratico, economico anche, di grande risparmio per l'amministrazione penitenziaria, di grande anche risparmio in termini di residui nei confronti dell'ambiente, ma soprattutto introdusse una nuova visione del mondo, mi aiutò a vedere le cose con un'altra prospettiva, in cui al centro del mio interesse non erano più gli organi malati degli animali, non erano più i germi come causa di malattia, ma era l'organismo, l'individuo nella sua totalità, nella sua globalità, il quale individuo non è mai un soggetto a sé stante, ma è sempre frutto di relazioni con gli altri componenti del gruppo, con gli altri animali, con l'uomo e con l'ambiente. Per cui un'idea, diciamo, in qualche modo ecosistemica. Perfetto. Nel corso. No, no, vai, vai, No, continua. no, volevo concludere il Sì. percorso. Questa fu la seconda tappa, così per sintetizzare. Nel corso del tempo poi è accaduto dell'altro, molto dell'altro, nel senso che frequentando da vicino gli animali, la mia conoscenza con questi compagni di viaggio è cambiata radicalmente e appunto, come tu accennavi, non sono più stati considerati, almeno da me e poi anche da altre persone che con me hanno fatto questo percorso, non più considerati come soggetti produttori di cibo, di materie prime, ma vite degne di essere vissute, portatori di una diversità che ha arricchito il nostro panorama emozionale e anche etico. Per cui inizialmente ho stabilito un patto con questi miei compagni di non mangiarli più, di non sostenere più queste pratiche e di aprire un fronte di riflessione su una relazione che potesse in qualche modo cambiare i termini del potere in gioco, quindi la relazione fondata non più sul potere di un soggetto forte nei confronti di uno debole, ma il tentativo è stato quello di riportare un po' di giustizia in un luogo appunto deputato a coltivare questa virtù e che quindi offriva ed offre tutte le caratteristiche fondamentali per cambiare passo. E per cambiare passo ho deciso di mettere alcune idee per iscritto, e quindi è nata prima la carta,
che abbiamo chiamato appunto Carta dei diritti, e poi è nata una riflessione attorno a questa carta, per cui la carta è diventata il nucleo centrale di un libro un po' più ampio che abbiamo chiamato Ogni specie di libertà, per appunto intendere che la libertà è fatta di tante forme e che abbraccia tanti animali appartenenti a specie diverse. Senti Marco, in molte parti del tuo libro tu fai, operi vari parallelismi tra la condizione dei detenuti e quella degli animali d'allevamento. E in diverse parti del libro emerge il grandissimo valore educativo che secondo te può assumere il rapporto con gli altri animali. Innanzitutto sostieni che, ad esempio, il rapporto con la terra e con gli animali, così come avviene a Gorgona, è una parte fondante del percorso di riabilitazione del detenuto e anche di dignità nella carcerazione, con le tue parole. Sì. Poi in altri punti parli del carcere come uno dei luoghi della sofferenza dove la cura biunivoca degli animali, prendersi cura e ricevere cura, trova la sua espressione più profonda. E in altri punti dice addirittura che gli animali ci insegnano molte cose. Mi ha colpito un punto in cui tu parli dello sguardo dell'animale come uno sguardo non giudicante. Ecco, ci puoi spiegare meglio in che senso gli animali ci possono insegnare qualcosa? Ma sì, diciamo che intanto tutte le mie osservazioni nascono da un'esperienza diretta sul campo, per cui tutto quello che dico è veramente frutto della mia osservazione particolare, proprio della parte, perché io ho, sì, ho dedicato molto tempo a stare vicino agli animali, ad ogni parte di essi, sia esterna che interna. Per cui ho visto gli animali. Per quanto ho potuto, in tantissime espressioni di vita e anche di morte, di malattia, e ho visto che tipo di relazioni hanno stabilito con gli umani, che ufficialmente dovevano prendersene cura, dove poi invece in realtà la cura è sempre un processo biunivoco, va in entrambe le direzioni. Cosa ci insegnano gli animali? Intanto devo dire che la parola. Dunque, intanto dobbiamo dire che nel carcere si mastica una parola importante, che è quella di educazione, o meglio di rieducazione. Evidentemente c'è stato un problema nella prima fase dell'educazione, quindi c'è necessità di rieducare. E su questo, insomma, la riflessione è molto ampia, anche perché dobbiamo capire cosa vuol dire educare. E cosa vuol dire rieducare? Intanto partirei proprio dal termine letterale, cioè educare come ex movere, cioè muovere fuori, portare fuori, portare all'esterno ciò che è spesso nascosto dentro. Il problema è cosa portare fuori. Intanto il portare fuori, cioè questa centrifugazione di quello che è dentro, è legato a un movimento curativo. Avendo al mio fianco la medicina omeopatica, che è una medicina fondata su principi e su leggi, c'è una legge importante di guarigione che si chiama legge di Hering, in cui si definisce un movimento centrifugo da parte della forza vitale che cerca di guarire gli organi interni, sacrificando gli organi esterni. Per cui il fatto di portare fuori, quindi la parola educare, è in qualche modo anche molto legato al processo di cura. Quindi educare, dal mio punto di vista, vuol dire anche curare. Quindi educarsi vuol dire anche curarsi, e poiché appunto la cura è e l'educazione è un rapporto tra almeno due soggetti che stabiliscono relazioni di crescita, per cui il contatto con gli animali è un contatto che fa crescere attraverso l'educazione. Educazione a cosa? Intanto l'animale è un soggetto diverso da noi, è il più diverso da noi, però in qualche modo è anche simile, per cui diversità e similitudine appartengono a questo processo educativo. Frequentare gli animali vuol dire mettersi in discussione intanto, perché dobbiamo relazionarci con qualcuno che intanto è fatto in modo diverso e sta
stavo per dire parla, diciamo comunica in modo diverso, e quindi dobbiamo trovare il modo per comunicare, e il modo esiste per comunicare, e questo comunque ci implica un metterci in discussione, e ogni volta che ci mettiamo in discussione chiaramente ci educhiamo perché ci conosciamo e quindi tiriamo fuori cose di noi. E poi c'è un'altra cosa molto bella che tu hai detto: l'animale è un soggetto non giudicante, in un luogo in cui il giudizio è diciamo una radice fondamentale del percorso, si è in carcere perché si è stati giudicati colpevoli, per cui e si è sempre sottoposti a giudizio. Relazionarsi con qualcuno che non ti giudica e che non deve esprimere un parere su quello che fai, su come ti comporti, su che lavoro fai, su come lo svolgi, è una grande liberazione. E questa è un'altra grande scoperta che chiunque, non solo una persona detenuta, ma qualsiasi persona compie quando si relaziona con un animale, scopre una serie di cose, oltre ad altri mondi, ma anche cose così impensate. Si deve mettere in gioco e scopre parti di sé che prima magari erano rimaste in ombra. Per cui la relazione con l'animale diventa una doppia scoperta: scopro l'animale, ma scopro me stesso. E poi abbiamo altri fronti sul quale ci si educa e ci si cura, per esempio la possibilità da parte di persone che vivono una condizione di sofferenza come questa della privazione della libertà, il fatto di poter esprimere liberamente le emozioni, appunto, ancora una volta senza essere giudicati. Quanti detenuti hanno raccontato agli animali che allevavano le proprie emozioni interne, i propri dolori, la propria lontananza dai familiari, la sofferenza nel non vedere i figli, e altri moti dell'anima che forse ad un umano non avrebbero mai raccontato. E poi abbiamo tutto il fronte della relazione fisica, il contatto, l'accarezzare, il coccolarsi, il giocare, già il fatto di venire a contatto con la mano, proprio fisicamente, tattilmente, con il corpo di un animale, soprattutto se è un animale grosso, un grande animale, immagino ad una mucca, è già di per sé foriero di una serie di così, di reazioni fisiologiche dentro di noi che fanno in modo che noi non siamo più quelli di prima. E poi tutta una serie di altri di altri capovolgimenti di fronte, l'acquisire pazienza come ce l'hanno le mucche, acquisire la generosità, acquistare fiducia nella propria azione di cura e di attenzione nei confronti dell'animale, essere partecipe nel processo di accudimento e di cura nei confronti di animali, soprattutto se questi sono malati. Per cui tutto questo spostato su almeno 7 specie animali diventa una grande opportunità, un grande teatro, un bioteatro, un grande teatro naturale nel quale mettersi in gioco, sperimentare, imparare, curarsi e curare, in definitiva essere diversi rispetto a prima, che è poi lo scopo ultimo del carcere. Senti, sì, infatti mi ha colpito molto la parte in cui dici di quando racconti di aver visto molti detenuti parlare della propria vita e dei propri dolori alle mucche, ai vitelli, ai maiali che accudivano. E veniamo allora al punto più scabroso, al tema più scabroso, insomma, dal punto di vista animalista antispecista del tuo libro. Allora, questa Carta dei diritti, che comprende 36 articoli, molti dei quali sono assolutamente condivisibili, anzi potremmo dire che alcuni sono il sogno di qualunque antispecista, sì. Questa carta, dicevo, all'articolo 15 però parla di macellazione, che naturalmente deve avvenire in modo indolore, eccetera eccetera. Allora, tu in molte parti del libro esprimi molto chiaramente, secondo me, la tua posizione, senza alcuna ambiguità, almeno io non ho trovato alcuna ambiguità, e la tua posizione è di assoluta contrarietà alla macellazione. Dici in molti punti, quando parli ad esempio all'inizio del libro di alcuni diritti fondamentali che devono essere riconosciuti agli animali, in primis il diritto a vivere e a non essere privati in modo arbitrario della vita, cioè prima ancora
del diritto a non soffrire per mano dell'uomo, tu mantieni il diritto a non essere privati in modo arbitrario della vita. Oppure quando racconti che oggi, dopo la tua esperienza di anni a Gorgona, oggi l'avere liberato gli animali dalle loro gabbie non ti basta più. Oppure ancora quando racconti di quando un animale viene condotto al macello e attende con angoscia e con diarrea di venire ucciso. Ecco, poi tra l'altro in molti punti del libro, anche nei racconti che fanno i detenuti, affiora sempre quest'intensità del rapporto che si instaura in alcuni casi tra i detenuti e gli animali, che rende, se possibile, ancora più ingiusta e inaccettabile la loro macellazione. Cioè, parli di detenuti che danno nomi a questi animali, nomi di persona, che raccontano loro i propri dolori e poi vedono questi animali ad un certo punto, uno alla volta, chi prima, chi dopo, sparire per non tornare più. Ecco, allora, vuoi chiarire la tua posizione riguardo alla macellazione e vuoi spiegare perché la tua carta dei diritti prevede la macellazione? Sì, intanto la Carta dei diritti non prevede la macellazione. La Carta dei Cioè, diritti diciamo, affronta il problema della affronta. macellazione, che è una cosa diversa. Diciamo che ne prende atto. Ne prende atto, infatti, se si legge la dedica del libro è proprio, rivolta a questa situazione che appunto io vivo e che anche gli altri vivono. Cioè il fatto che non potendo, cambiare, per ora, certi procedimenti, diciamo che ne dobbiamo solamente prendere atto, anche se però manifestiamo apertamente la non condivisione di questo atto che dal mio punto di vista è profondamente ingiusto. Profondamente ingiusto perché toglie, perché non tanto perché fa soffrire l'animale, che chiaramente è una cosa scontata, perché non esiste macellazione senza sofferenza. Per definizione è un atto violento in cui si toglie la vita, seppur in un luogo a norma come può essere un macello. Però l'idea fondamentale è che si toglie la vita contro la volontà del soggetto, in questo caso più debole. E questo credo che sia il punto centrale. E soprattutto lo diventa in un luogo in cui dobbiamo proprio ragionare su questo tipo di azioni, cioè l'azione di prevaricazione, di dominio, di potere di un soggetto forte su uno debole. La carta, come credo tu abbia accennato, è una tappa di un lungo percorso. È il tentativo, lungo un processo, di portare alla luce alcuni fatti, alcune fasi anche di tutto, il meccanismo di allevamento che avviene in questo luogo, che ha, diciamo, l'opportunità per certi versi di concludersi, e quindi tutti possono vedere dall'inizio alla fine cosa capita. E sebbene l'ultima fase di tutto questo percorso sia una fase che per la maggior parte degli animali termina in modo violento, oggettivamente violento, non perché lì si faccia in modo violento, ma perché la macellazione è oggettivamente violenta dentro un macello, ecco, sebbene insomma l'ultima fase contempli questo, però dall'altra parte questo ci consente di fare un ragionamento completo, totale. Quindi la carta affronta tutti gli aspetti di questi processi e cerca di evidenziare i diversi punti critici che andrebbero affrontati e discussi. Per cui l'articolo 15, dopo aver parlato di varie cose, dopo poi gli altri parlano anche di animali selvatici e di altre pratiche, l'articolo 15 tratta di questo aspetto. Lo tratta perché vuole porre l'attenzione su questo aspetto, cioè vuole, scusa, vuole in modo così dialogante, per quanto è possibile, far capire che ci sono dei punti critici sui quali bisogna riflettere e per i quali bisogna aprire una discussione. Quello che secondo me è importante è far capire che ci sono dei passaggi che non tutti conoscono, ci sono delle cose che non tutti sanno, e il fatto di averle
in qualche modo descritte e averle portate alla luce è servito, mi è servito anche per far capire a chi non è addetto a questi argomenti che ci sono cose sulle quali qualcuno potrebbe anche scandalizzarsi. Per esempio, ad un certo punto io parlo del fatto che è vietato. Almeno dal punto di vista, dal nostro punto di vista, dal punto di vista della carta, è vietato, per esempio, macellare femmine gravide e questa cosa, diciamo, potrebbe colpire qualcuno perché potrebbe dire: ma come si macellano femmine gravide? Ma può capitare che si macellino femmine gravide e questa cosa è una cosa che chiaramente, non va fatta. C'è un altro punto importante, che cito alla fine, che credo che vada concesso a tutti gli animali, una durata di vita consona alla propria natura. Infatti, dopo parlo anche degli animali giovani, dei giovani animali macellati, a volte anche lattanti o appena svezzati. Chiaramente, dovendo concedere a tutti gli animali una durata di vita consona alla propria natura, automaticamente la macellazione viene esclusa. Per cui, intanto un altro aspetto importante è quello di chiamare le cose col proprio nome, quindi, l'uccisione di animali a scopo alimentare, questa è la macellazione. Che poi, vada fatta per motivi di reale necessità o vada fatta per motivi voluttuari o per altri motivi, su questo bisognerebbe interrogarsi. Io ritengo che alla luce della mia esperienza non ci sia necessità di uccidere animali, soprattutto in quel luogo. Possiamo farne a meno, sia per motivi nutrizionali che per motivi economici, ma soprattutto perché, in questo modo evitiamo di riproporre un modello fondato, sul dominio di una specie su un'altra, sul potere di un soggetto forte su un soggetto debole. Quindi ritengo che sia doveroso interrogarsi su questi aspetti proprio a partire dal luogo in cui lo scopo ultimo è quello di offrire scenari rieducativi diversi da quelli di partenza, dove la convivenza reciproca. Fondata sulla pace e sul rispetto reciproco, sia il primo passo che si debba fare proprio a partire dagli ultimi, e in questo caso gli ultimi sono gli animali che sono anch'essi in varia forma detenuti. Per questo dico Benissimo. che affrontiamo il problema, ma lo affrontiamo per descriverlo, per prenderne atto, ma per superarlo. L'idea è quella di superarlo per fondamentalmente il bene di tutti, per conciliare gli interessi di tutti, degli animali, dei detenuti, di noi liberi, della natura nel suo complesso, per l'umanità che urge, che ci chiede con urgenza un cambio di prospettiva. E quindi ritengo che quel luogo sia uno dei luoghi privilegiati per iniziare a fare il primo passo. Senti, ti ringrazio, purtroppo il tempo è arrivato già al termine, ci sarebbero tantissime altre cose da discutere, ma magari faremo una seconda puntata. Brevissimamente, in un minuto, mi puoi dire quali sono i tuoi progetti futuri, che cosa hai in mente per continuare questo percorso iniziato con la Carta dei diritti? Ma i progetti futuri sono quelli di mettere in pratica le cose scritte sulla carta. Io vorrei non limitarmi a delle dichiarazioni di principio, per quanto molto belle, vorrei realmente cambiare, salvare la vita agli animali. Voglio salvare la vita ad ognuno di essi, voglio che gli animali vivano, vogliono che le persone, detenute non facciano l'esperienza che un animale vivo è più importante di un animale morto e che la nostra vita, la nostra salute, la nostra educazione, la nostra liberazione passa attraverso il rispetto e il riconoscimento non solo di una vita degna di essere vissuta, ma soprattutto il riconoscimento della vita in quanto tale, qualunque sia il soggetto il soggetto che la ospita. E quindi mi piacerebbe fare questo percorso e quindi cambiare passo, introdurre un altro modello relazionale e nel frattempo creare occasioni, anche di lavoro, creare occasioni di educazione, di formazione,
creare un rapporto con l'esterno, insomma, promuovere un movimento che difenda la vita, a tutti i livelli, oltre la specie, senza barriere giuridiche e, pensando che la gioia che ci dà vedere un animale che doveva essere destinato, alla macellazione, invece sapere con certezza che gli viene attribuito lo status di animale rifugiato oppure di animale salvato, è credo uno degli obiettivi più alti e più nobili che noi potremmo raggiungere. Perfetto. Senti Marco, ti ringrazio tantissimo. Purtroppo abbiamo avuto problemi di video. Speriamo per la prossima volta di essere più Va bene. fortunati. Va bene. Grazie Grazie ancora a te. e a presto. Grazie, Arrivederci. grazie a te e a tutti, grazie. Grazie, ciao. Ciao.